Gli unici casi in cui il narcisista non torna più. Molti mi fanno questa domanda perché sicuramente molti si aspettano che il suo ritorno avvenga, il suo ennesimo ritorno o il suo primo ritorno avvenga, visto che ovunque si legge dei fantomatici ritorni del narcisista e allora l'immenso dolore del tuo scarto ti sembra abbia uno spiraglio di luce. O forse dopo una serie infinita speri che questo sia davvero l'ultimo. Ti sembra che qualcosa sia cambiato ora, perché lui sembra più distaccato di tutte le altre volte, meno ossessionato da te, o forse perché tu sei stata più diretta questa volta rispetto alle altre volte, e forse non funzioni più come specchio, e forse lo hai già stancato perché ormai sai anche che i narcisisti dopo un po' si annoiano. Insomma, forse hai paura che questo sia proprio lo scarto finale, quello dal quale non c'è più ritorno. Qualsiasi narcisista al mondo, quando svaluta e scarta la propria vittima, la cancella dalla propria esistenza, va via, senza rimpianti o rammarichi, non esiste coscienza in lui. Quando decide di sbarazzarsi del tuo essere ingombrante, di quell'accessorio ormai diventato inutile. Se ti trovi qui sul mio canale, è perché hai vissuto tutte le violenze psicologiche, emotive, manipolative e le risposte, le certezze di ciò che sto dicendo, le hai già. Ma passiamo al dunque ora. Ti dico le uniche ragioni per le quali un narcisista effettivamente non tornerà quasi mai più da te per tutta la vita. Aggiungo il quasi perché il mai e poi mai con un narcisista è molto rischioso da usare, anche perché ci potrebbe essere anche una minima percentuale dettata dalla curiosità del tenere sotto controllo la vittima, ex partner, anche a distanza di molti anni. Se ci sono una o alcune delle componenti che ti dirò qui nel video, il narcisista starà sicuramente almeno lontano per molto molto tempo dalla vittima, perché proverà per lei senso di totale inutilità. E quando per il narcisista una persona diventa inutile, non vi è necessità che lui sia nella sua vita e che lei sia nella vita di lui. Questo succede generalmente quando nella fase del post-scarto smascheri il narcisista e glielo riferisci, quindi quando non fungi più all'unico scopo per il quale sei davvero servita, cioè fungere da uno suo specchio che rimandi a lui l'immagine meravigliosa e irrinunciabile che il narcisista ti ha addomesticato per avere di lui. In casi come questo, tu, vittima, sei inutile, sei una minaccia, sei fastidiosa e intralci nell'opera di costruzione e mantenimento della maschera del narcisista. L'unica arma che il narcisista ha e può usare è quella che gli viene sempre benissimo usare, ovvero la fuga, e poi ricercare nuovi approvvigionamenti migliori di te. Quando scopri tutto, quando scopri le bugie, i castelli di manipolazione e di menzogne, non fai altro che scoprire la sua natura. E la natura è difficile da cancellare. A questo punto la vittima comincia a capire come realmente dentro è il narcisista. Il narcisista deve difendersi e fare ciò che gli è più congeniale e naturale fare, cioè trovare altri rifornimenti narcisistici dove possa sopravvivere, come ha sempre fatto con le sue maschere misurate ad hoc. Quando parli dei suoi problemi intimi alle persone che ti sono vicine e che glielo potrebbero riferire, tu pensi di fare una bellissima azione, pensi che sia giusto e magnanimo parlare dei problemi del tuo partner, anche solo accennandoli ad un caro amico, a un'amica, anche se, come tutti noi sappiamo, i narcisisti non hanno amici, pensando di condividere le tue preoccupazioni su di lui. E invece? Invece le persone della cerchia del narcisista, che sono le cosiddette scimmie volanti, non dimenticarlo mai, le useranno per fare una bella distruzione della tua persona, a favore di un punto favorevole per rimanere, lui o lei o loro, agganciati al narcisista.
Gli raccontano tutto, lo spalleggiano e sparlano di te diffamandoti. Ed ecco che il narcisista esplode di rabbia. Parlare di problemi veri è rischioso. Accennare ai problemi veri è rischioso. Anche perché i problemi del narcisista non sono problemi da poco, ed anche se la vittima li accenna con molto garbo alle orecchie di chi non conosce il narcisista, risulteranno gravissimi, perché tutto ciò che è e che fa il narcisista è grave. Parlare è rischioso, ma la vittima è ingenua, è innamorata, è bisognosa di aiuto e rimane fregata da se stessa, dal narcisista, che usa le stesse parole della vittima per diffamarla e delle scimmie volanti che non vedono l'ora di mettersi in mezzo. Il narcisista si schiferà per essere stato scoperto e perché qualcuno abbia osato raccontare com'è lui e veramente e specialmente a gente a lui vicino. E come con teatrali scatti di rabbia di fronte alle scimmie volanti, ma con una lucidità pazzesca, premerà l'interruttore in merito alla vostra storia su Off. Il rischio di una vergogna deve essere punito e raggirato, eluso, rimosso, e nulla meglio di una sparizione totale nei confronti della vittima. È la soluzione migliore. E del resto, come ha osato la vittima raccontare i suoi segreti? Ricorda una cosa importante: che nessuna persona al mondo conosce davvero il narcisista come lo conosce la sua vittima. Nessuna, né i genitori, né i fratelli e le sorelle, né i cosiddetti migliori amici, che sono i suoi complici consapevoli. Tu sai il narcisista chi è, ed anche il narcisista sa che solo tu sai lui cos'è, e tutto ciò lo spaventa moltissimo. Tu sei un pericolo per lui, e al posto di essere felice, lusingato di avere una donna che lo conosce a fondo e vuole supportarlo e vuole stabilire una relazione di amore profondo e reciprocità, è solamente terrorizzato e scarterà la vittima in un istante, pur di non vedere svanire la maschera che lui da anni ha costruito per avere scimmie volanti, situazioni favorevoli, ammirazione, insomma, approvvigionamento narcisistico. Dopo che ha fatto una spietata e finalmente per lui appagante campagna di diffamazione tale che l'idea e l'opinione di te di persona orribile, schifosa, falsa, che non vale niente, al punto che questa per lui, il narcisista, non sia più un'opinione sua o degli altri, ma che diventi la reale realtà. E quando tutti pensano ciò che lui va dicendo, ne è estremamente soddisfatto. Ricorda, tu mai nel dettaglio hai conosciuto o conosci la diffusione di una campagna diffamatoria che lui ha fatto di te con le varie persone, perché tutto avviene alle tue spalle. Quando non sei reattiva a qualsiasi possibile sollecitazione del narcisista e quando questa condizione è prolungata per molto tempo, di modo che il narcisista si accorga con i fatti che tu stai investendo sulla tua vita e su null'altro che coinvolga anche lui. Il narcisista, quando non riceve ciò che vuole e si aspetta, si guarda intorno e scarta. Il non essere reattive alle sollecitazioni positive e negative del narcisista è una vera e propria tecnica, chiamata tecnica del sasso grigio, che ha lo scopo a quello di sostituirsi al no contact, nei rarissimi casi in cui il no contact non possa essere praticato, come per esempio quando ci sono figli in comune. Quando un narcisista non vede più reattiva la propria partner, si annoia, non vede più l'utilità di quella donna oggetto e perderà totalmente e completamente l'interesse e se ne andrà sparendo nel nulla.
Quando sei diventata migliore di lui in qualche ambito, e l'unica cosa che può fare per se stesso e per non ammettere che tu sia diventata migliore di lui, è quello di andarsene via con la coda tra le gambe e con il seguito delle sue scimmie volanti che gli danno l'approvvigionamento narcisistico e tale per rimanere almeno ancora in piedi. Una partner che si laurea con il massimo dei voti, mentre il narcisista non è laureato, oppure una partner che si evolve da sola per qualcosa che fa per se stessa, oppure semplicemente una partner che spicca per qualcosa per la quale ha sudato, lottato e che ha ottenuto. È la solita minaccia per il narcisista. Non può ammettere che tu sia diventata non solo migliore, ma pericolosa per essere apprezzata da qualcun altro e pericolosa per renderti conto che lui non è per niente tutto quell'oro che luccica, che ti aveva mostrato e, pur di non essere abbandonato, ti abbandona lui, elegantemente, con sparizione priva di parole, scuse o, in altri modi, fasulli. Quanti uomini narcisisti si sono squattrinati a 50 anni, separati dalla moglie che lavora ad un importante posto di lavoro, rinata dalla separazione da lui che si occupa della casa, dei figli, che il narcisista può vedere solo la domenica. Con il suo nuovo approvvigionamento narcisistico, magari con 20 anni di meno di lui. In tutti gli altri casi, il narcisista, a distanza di tempo, torna. E questo non deve averti fatto venire un sussulto di gioia e di speranza nell'aver appena ascoltato queste frasi, anche se comprendo che in fasi come svalutazione, scarto e post-scarto, la speranza accecante che qualcuno che affermi che lui torni è alquanto inevitabile. Comunque, in tutti gli altri casi, il narcisista torna e spesso a distanza di non troppo tempo, usando ad esempio messaggi cucù per testare il terreno, chiamate, appostamenti sotto casa, eccetera. Ricorda, tu sei percepita come una sua proprietà ed una sua proprietà efficace per la sua sopravvivenza, che sia ora, che sia fra un anno o che sia fra 20 anni. Tu sarai sempre la sua fonte di approvvigionamento. Solo in quei tre casi il narcisista non torna, ma il non torna è una parola che non ci metterei mai la mano sul fuoco, perché può tornare sempre, anche veramente a distanza di 10 anni, se vede che tu sei rifiorita per distruggerti nuovamente, solamente per avere la soddisfazione di farlo. Se tu sei appena stata lasciata, sei appena stata scartata, ti ha lasciato senza nessuna spiegazione, ti trovi in una situazione di dolore immenso, non sai da che parte andare e hai bisogno del mio aiuto con l'ipnosi, contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.